Siamo stati cacciati dalle nostre case nella notte per non si sa quale motivo. Ma i bannati non si danno per vinti, i bannati ce la faranno, i bannati da tutti i server, i bannati da tutti i forum, siamo con loro, ce la faremo. E guardiamo questo terzo clamoroso episodio di Bannati, Banished, come cazzo si dice? Bia. Rientrati a Sanatar, la città più demoniaca della zona. Dove eravamo rimasti? Eccoci qua. Centro abitativo. Qua abbiamo fatto appunto il raccoglitore di tuberi, erbe e quant'altro da mangiare. E questo è la hunting cabin, il cacciatore che, come potete vedere, va a cacciare in questa zona. E deve stare attento a non colpire e uccidere quelli che raccolgono le erbe. Ma per rendere ancora più difficile la cosa, io direi di metterci anche, tanto qua facciamo partire il tempo, di metterci anche il... Siamo in inizio primavera, ci stiamo dentro. Oh, è che c'è morto qualcuno. No, diciamo andare. Rallentiamo un attimo, ragazzi, sennò qua non ci stiamo più dentro. Stavo dicendo, direi di metterci anche quello che raccogli le erbe per guarire le persone. Vedete che la salute non è il massimo della vita, proprio per niente. Dunque, eccolo qua, l'erbalista. L'erbalista. Lo mettiamo. Giriamolo un po'. L'erbalista, lo mettiamo. Eccolo lì. Ok, aspettiamo che ci lavorino. Come potete vedere, come ho detto l'altra volta, la situazione si fa preoccupante, in quanto, se vi ricordate bene, il... Attenzione però, vediamo un po'. Etelmer, si sta chiavando tutte le tipe single della zona. Infatti, come potete vedere, ha fatto due figli con Catherine, ha fatto due figli con Mine e ha fatto una figlia con Anti. Insomma, è un chiavatore. Di solito fa il tagliare la legna, adesso l'ho mandato a lavorare in miniera perché un po' sono invidioso comunque della vita sessuale che conduce. E quindi niente, perché la situazione prima era insieme, se vi ricordate, Etelmer era insieme a Mine. Se non erro, sì. E poi se n'è andato di casa, quando ha costruito altre case, cazzo, sono andato di casa e sono fatto i cazzi suoi. Niente. Qua stiamo costruendo, non mi ricordo anche più. Ah, l'ospedale, l'ospedale. 50% ci manca qualcosa di stone. Quindi direi di subito andare a fargli raccogliere un po' di stone. Sta già raccogliendo, no? Qua. Stone. Dove sei? Eccola qua. Solo le pietre di questa zona. Ok. Comunque le pietre ci serviranno anche per costruire di là, quindi direi di prendere anche qua di questa zona. Lavoratori ne ho solo due. Builder 1, lavoratori 2, farmer 3. Serve che crescono i bambini qua. Siamo 13 adulti e no, 13 adulti. Poi sono considerati adulti anche quelli di 13 anni praticamente. Che qua questo gioco credo che si non ho approfondito, ma credo si svolga tipo nel Medioevo. Vedere un po' la situazione. Qua direi di abbassare qua comunque. Perché non mi dai punto di domanda? Fishing, fisherman. Ok, abbassiamo, diciamo, a fare il lavoratore, così mi vanno a raccogliere un po' di roba. Ah, stanno cominciando la costruzione, perfetto. Perfetto, costruiamo. Qua potete vedere le pesche. L'altra volta dicevo che erano pere, ma sono rincoglionito completamente. Queste sono chiaramente le pesche. Voglio vedere se fanno i frutti. Sembra che ce ne sia su quest'anno, perché l'albero da frutto qual è il problema? Questo che cazzo fa? 4 anni, non sa che cazzo fare, ok. Tra un po' li costruisco la scuola. Stavo dicendo, gli alberi da frutto, purtroppo, il primo anno perlomeno sicuramente non fa frutti, finché non cresce l'albero. Invece appunto il corn sarebbe la pannocchia, il gran turco. Questi da subito, diciamo, non hai problemi a... Appunto a... Cioè, finiamo sto cazzo di cosa, no? Non hai problemi appunto a tirare su del cibo. Adesso per noi il cibo, la fornitura di cibo è un casino di ferro, cazzo. Spogastone.
Il cibo ce l'abbiamo da fishing dock, dal crop file e anche da qua. Quindi dovremmo essere abbastanza coperti. Possiamo costruire le altre infrastrutture. Vediamo qua come lavorano qua due dell'hunting cabin, i due cacciatori e i due qua. Viene costruita poi quella l'erborista, diciamo, che va dentro. Vediamo un po' cosa mi dice negli annunci. Abbiamo poco a avere qua il cibo, ovviamente, ma adesso il cibo verrà prodotto in larga quantità in questo periodo, sicuramente non avremo problemi di cibo. Vediamo anche come siamo messi con il firewood, solo 28, quindi ah no, qua ne abbiamo 135, ok, aspettiamo un attimo allora a farlo andare a lavorare. Facciamoli finire l'hospital, che è fondamentale per aumentare un po' la salute di queste povere bestie. Poi vediamo un po' le case qua. Adesso le case sono abbastanza stabili, non è nato nessuno. Ah no, è nato, attenzione. È nato Lawrence, vediamo dove è nato, che questa è una cosa. Ah, qua è nato. Vediamo, l'avevo visto. Dov'è che è? Retani. Lawrence. Zero. E chi l'ha messa incinta questa che vive da sola, secondo voi? Chi l'ha messa incinta? Un nome su tutti. Ethelmer. Ex attore di porno. Il mitico ex attore, c'ha cioè 22 anni, ma che va con un fabbro, incredibile. Un grandissimo Ethelmer. Attenzione, è nato un altro bambino. O uno altro che può lavorare, perfetto, è venuto su. Però qua c'è la Rai, è nata anche la Rai, vediamo la Rai, dove sei la Rai? Eccola qua, la qua deve essere 19 lui, 12 lei, e c'è il figlio, vabbè, andiamo avanti così. Qui come siamo messi qua con, finiamo sto cazzo, facciamo i builder, se no qua non ce la caviamo più, dai, dai builder maledetti, dai, aumentiamo un po' la velocità allora a questo punto, così finiamo. Ecco lì che si sta costruendo il nostro ospedaletto, così almeno se c'è qualche malato provvederemo. Vediamo qua come lavora questo. Questa tra l'altro c'ha tre ah, sta costruendo qua, perfetto, sta sistemando, perfetto. C'ha tre di salute, quindi non al massimo. Finiamo qui, ragazzi. Vediamo qua la produzione. Harvest 0. Questo dice, perché qua non mi dà che mi dà le. Cioè non è ancora ora che fanno i frutti, cazzo. Questo è quello previsto, il raccolto. Questo è da 7% e questo c'ha. Ma mistero. Io aggiungerei uno qua, vediamo. No, aspetta, ho sbagliato. Aggiungerei uno qua. Eccolo qua. Mettiamone subito uno a lavorare all'ospedale. Sperando che aumenti un po'. Zero pazienti. Speriamo che aumenti un po' la salute. Forse è già aumentato un po', forse, ma non mi ricordo più come era prima. Un casino di gente che può lavorare, perfetto. Adesso rallentiamo un attimo, vediamo un po', qua siamo fuori di tool. E allora qua bisogna costruire per forza il blacksmith. Dove sei blacksmith? Dove sei? No, dove sei blacksmith? Che cacchio è andato a finire? Eccolo qua. Siamo un bel blacksmith, almeno così risolviamo i problemi. Lo mettiamo lì da parte all'hospital, così fa un po' macello di notte. L'hospital sarebbe l'ospedale, scusate il mio francesismo. Tacchete. Ok, però prima finiamo qua. Sì, qua si può anche mettere in pausa. Questo è una cosa secondaria in questo momento. Diamo precedenza a questo. Comunque, 32 di. Ce li ho. 32 ce li ho. Cosa vuol dire quando fa così, scusa? Ah, non ha il tool. Vabbè, ragazzi, non posso fare niente. Dobbiamo costruire questo per avere appunto il coso. Diamo precedenza a questo. Al blacksmith. In ogni caso, mi servono 55 stone e mi mancano. Il ferro ce l'ho. 47 di. Ce li ho. Mi manca solo la stone, come al solito. Vediamo se la stanno portando da qua.
A questo punto la stone la recuperiamo da un posto vicino, vediamo se ce l'ho. Stone, 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 stone. E qua gli altri di scavare, maledetti. Ah, sta facendola, perfetto. Posso aprire una porta, no? Oh, mettiamo i builder, mettiamo i lavoratori, i farmer, lasciamo 4, vediamo qua. Perché? Vedi che qua sta già tagliando il coso. Qua invece non fanno ancora un cazzo, ma perché? 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 Boh, siamo ancora... Porca troia, ho chiuso la finestrella ancora. In che periodo siamo, scusa? Siamo a... Late Summer, non ha fatto ancora un cazzo di frutti. Ma ce li hanno su, cazzo, i frutti. Ce li hanno su, li vedo io, ce li hanno su. Dov'è che sono? Qua, guardali qua. E cazzo, guarda qua la pesca. Ma andate a cagare, va. Vediamo un po' la produzione di... Vediamo un po', abbiamo fish 401, abbiamo i funghi, vedete, che si sono aggiunti tramite il raccoglitore là. Abbiamo la pelle, che questa ce la fornisce sicuramente il cacciatore. Corn, li stiamo raccogliendo. Venison, penso che sia qualche altra cosa che viene raccolta, adesso non lo so onestamente cos'è venison. Queste sono cipolle, hide cotton, non ho capito che sono, queste qua sono le bacche. Quindi stanno raccogliendo, vedete, come dei pazzi qua. Questa tra di anti working. Questa è, ok, è un lavoratore. Sono tutti messi male di salute, cazzo. Ma io più di così cosa posso fare? Devo mettere qualche altra cosa, però qua la produzione qua non è questa, perché stanno finendo di raccogliere la pietra. Vabbè, lasciamogliela raccogliere, tanto la cosa non è urgentissima. Qua abbiamo bloccato, qua è senza tool. Ci interessa. Adesso direi di provare a dargli appunto un'altra zona. Anche qua, tanto questa è... abbiamo 6 lavoratori, quindi non abbiamo problemi. Vorrei fare un'altra zona di un altro campo che magari ci può servire sicuramente per variare un po' il cibo e quindi aumentare un po' la salute. Vediamo un po'. Siamo 15 per 15, sì. Ma io direi di fare anche meno. 12 per 15 può bastare. Non siamo tantissimi al momento. Facciamo così, lasciamo uno spazietto qua e lavoriamo in questa maniera qua. Ok, un 10 per 15 ci sta. Qua decidiamo chi mettere e cosa fare. A questo punto quel corno l'abbiamo fatto, mettiamo i piselli. E mettiamoci appunto 5 a lavorare, 5 a lavorare, farmene, se avrebbero 8 qua ne metto 2 su 2, mettiamone 2 anche qua e qua 2 su 2 anche qua, mettiamone 6, così abbiamo 4 lavoratori, un builder, però qua non hanno ancora iniziato perché stanno finendo di raccogliere qui. Mi ha finito di tagliare sta cazzo di... Qua annulliamo perché mi sono un po' rotto le scatole. Annulliamo. Per annullare. Ecco, così abbiamo annullato la raccolta di risorse da qui. Almeno partono quei lavori di là, se no non ce la caviamo più. Ecco qua. Aumentiamo un po' la velocità, vediamo se si sbrigano un attimo. Ecco, stanno cominciando a rimuovere le cose, 0%. Cominciano a portare lì le risorse, perfetto. Siamo al 3%, le risorse sono quasi tutte lì. Così almeno facciamo un bel blacksmithing che ci fornisce i tools, appunto gli attrezzi. Vedete che si sta svuotando il magazzino. 57%, siamo esattamente, vediamo un po'. In autunno, in questo momento, cerchiamo di finire. Va qua, non ha fatto un cazzo. Guardate, non ha fatto un cazzo. Non ha prodotto neanche una minchia di pera. Vediamo. Fanno incazzare come una tigre. Guarda, neanche una pera c'è. Ma che rottura di coglioni. Un casino di corn ce l'abbiamo. Fai vedere. Cos'è che è apparso? No, no, pera e niente. Pera e un cazzo. Pera. Andate a fanculo, cazzo. Siamo 66, dai. Finiamo lì e poi vediamo un po' cosa possiamo fare. Questo
questo per il prossimo anno, ok. Qua possiamo anche tagliarne uno da qua. Adesso è finita la 1-1-1, però adesso teniamone uno così abbiamo più lavoratori e anche mettiamo un builder in più, anzi facciamo così, finisce qua e siamo arrivati in tardo autunno, quasi inverno. Qua direi di mettere questo qua a lavorare per far legna, che sicuramente servirà. Lo tra un po' mi dice che è low, vediamo un po' cosa ce l'ho. Infatti sono low con firewood, mi sono dimenticato, scusate. Lavora. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta, blacksmith. Mettiamone subito uno a fare i tool. Abbiamo 52-48, poca legna, dobbiamo fare la legna qua. Vediamo un po' di legna qua, direi di rimuovere questa parte qua, che tanto qua ci interessa ben poco. Aspetta, facciamo così allora, facciamo questi sicuramente vanno rimossi. Ok. Dai ragazzi, su, diamoci una mossa. E tu li stai costruendo te. Diceva anche lui il log. Dai, tagliamo, adesso siamo in tanti. La salute è sempre 3,5, non so, c'ho anche il... l'erbalista serve come il pane, fa salire la situazione qua. Adesso finito lì, partiremo con l'erbalista. Tiriamo via la pausa. Tagliamo altri log, più log, riusciamo, più legna, riusciamo a tagliare meglio, eh. Questa qua mi dà fastidio. Cosa sta facendo? Ok. 12 di stone ce l'abbiamo, sì, perfetto. Intanto vediamo un po' le situazioni qua. Sono nati Prisley e Lellary. Prisley è nato ancora, cioè questa qua, 25 anni. Allora, lui di 12. Fa l'hunter lui. Ethelmer resiste da solo, grande Ethelmer. Ne castiga uno tre sere, grande Ethelmer. Attenzione. Tulislo, vabbè, stiamo costruendo tutto, dai ragazzi. Di pazienza, qui sta lavorando, servono ancora tantissimi alberi qua. Questa parte qua di alberi può andarsene via e anche questa parte qua può andarsene via. Dopo installeremo appunto quello che si occupa di una zona della foresta che tira giù gli alberi, possiamo metterlo qua. Adesso finiamo di costruire qua, appunto stiamo in costruzione assolutamente dell'erborista, che è fondamentale. Le risorse ce le abbiamo, devono solo finire di costruirlo. Vedete che la salute non è eccezionale della città. Dai, che ce la facciamo, Siamo già in late winter, boh, ce l'abbiamo fatta, abbiamo visto l'inverno, dai. Che puttana, continua a nevicare, eh. Nonostante non ci sono più le mezze stagioni, eh. Non ci sono più le cazzo di mezze stagioni. Dai, finisci sto cazzo di erbalista. Erborista. Adesso quest'anno le farete le cazzo di pere o devo chiamare un agronomo, cazzo? Ignoranti, madonna mia. Eccolo là, è pronto l'erborista. Vai. Mettiamone uno per adesso. Mettiamone due, tanto siamo in tanti. No, via, due lavoratori sono rimasti, che sono rimasti tantissimi. Builder ne metto solo uno adesso. Early spring direi di... Ok, di cosa diminuiamo qua? Abbiamo Fisherman, io ne metterei due di Fisherman, Hunter 2 su 2, Woodcutter, tra un po' non serve più un cazzo. Quanti nodi Woodcutter, Firewood? Questo lo leviamo subito e ci penseremo quest'estate. Questo continua a fargli produrre 50 tools, ok.
È nato un altro bambino. Poi erbalista 2 su 2. Vediamo se sale un po' qua poi. Cibo ce l'ho. Ok. Sta finendo ancora, porca misera. Fai taglialegna del cazzo, vai. Ha cambiato lavoro, fa il gatherer Ethelmer. E non si trovava. Qua nascono figli veramente come conigli. Qua stanno seminando, vedete. Stanno seminando appunto i piselli. Così abbiamo una dieta più ricca. E dovrebbe aiutare. 2 su 2, 2 su 2, 1 su 2. Lasciamo così per adesso. Dall'altro dobbiamo tenerli. Qua vedete che c'è l'erbarista, c'è un traffico della Madonna. Ok, adesso io direi di costruirci quello. Allora, questo l'abbiamo costruito, il Forester's Lodge, che è quello che si occupa appunto di mantenere. Ma possiamo fare anche un ponte, però andiamo da sta parte qua. È pieno di laghi, due coglioni. Dove possiamo mettere il Forester Lodge? Potremmo anche metterlo qua. Potremmo anche metterlo qua. O qua in fondo. E comunque un ponte c'è da costruire forza. Comunque in ogni caso mettiamo il Forester Lodge. Lo mettiamo esattamente qua. Giriamolo. Così rimane in mezzo alla foresta appunto. E ci fornisce della buona roba. Qua possiamo rimuovere questa pietra anche poi. Oh, stanno producendolo! Incredibile! Le pesche stanno producendo, incredibile! Increcazzodibile! Ok. C'è un po' di risorse anche qua. Devo andare avanti ad avere un po' di pietra, un po'. E un po' di. E un po' di ferro. Quando piove non si capisce mai un cazzo qua comunque. Un po' di pietra la facciamo qua. Tac. E il ferro, vediamo un po'. Un po' di ferro, possiamo prendere da qua il ferro. E qua ce n'è dell'altro. Ok. Con un po' di ferro, pigliamocelo. No, build adesso. Facciamo 4 lavoratori, 5 farmer. Adesso gli allevatori non ce l'ho ancora. Ok. Zero pazienti, non so, ho costruito l'ospedale, non c'è mai paziente. Stanno tutti benissimo. Si vede. Andiamo avanti con la costruzione della stradina. Qua direi di farci una bella stradina, se no poi rimaniamo impiccati dentro di lì. Ok. C'è un traffico della Madonna però qua. Vedete qua come lavorano i ragazzi qua. Si danno da fare. Questo cosa fa? Ethelmer, il mitico. Questo qua mi sa che ponce anche nel bosco. Vediamo dove va Ethelmer. Vai Ethel. Vai Ethel. Vai a casa. Grande, se ne va a casa. Buon segno. Quando va a casa di solito produce figli. Eccolo lì a casa. Avete visto? È entrato. Tanto non sta benissimo. 2,5 Ethelmer. Messo come i cani. Qua mi sa che devo. Hanno preso vita di mezzo punto. La salute incredibile. Siamo in piena estate. Qua siamo al 95%. Qua siamo al 95% di produzione. Qua siamo al 69%. Perfetto. Adesso qua stiamo raccogliendo le risorse da qua, credo. No, non vedo nessuno. Ah sì, quella qua uno. Sto portando lì le risorse per costruire. Adesso abbiamo 5 lavoratori perché i bambini crescono e chiaramente non abbiamo problemi. Blacksmithing ce l'abbiamo, questo è il birraiolo, Taylor, Vendat, c'è anche l'insegnante e mantiene, vabbè, non ci interessa, sono tutti contenti. Questo è il teacher. Beh, ci può stare il teacher. Però quello che ci interesserebbe adesso, secondo me, per allargare un po' i nostri orizzonti, è il trading post. Appena riusciamo, ce lo buttiamo qua. Sarebbe quello per commerciare con, appunto, passanti. E vedete che stanno raccogliendo i piselli, ragazzi.
dei grossi piselli incredibili. E anche grano turco, bene, bene, bene. E sta raccogliendo anche finalmente le cacchio di cose. Siamo al 96% di produzione. Oh, ottimo, quest'anno finalmente si mangiano le cazzo di pesche. Dopo 3 anni le abbiamo fatte. L'erbalista lo lasciamo al lavoro, che è perfetto. Allora, nel tutto ce ne sono due per cercare di aumentare questo. Mettiamo, sta già lavorando woodcutter, però abbiamo poca legna, quindi io direi di andare di legna. Rimuoviamo questo e rimuoviamo anche questa zona qua, così almeno abbiamo legna per l'inverno. Adesso poi col Forester Lodge dovremmo avere una produzione buona di legna, visto che qua stanno già costruendo, e assegneremo appunto una persona. 39. Ok, questa zona qua chiaramente non dovremmo rimuovere gli alberi noi, ma ci penserà lui a fornirci una posizione importante. Eccoci qua, perfetto. Mettiamo un paio a Forester Lodge. È nato anche McCallin. Come stanno nascendo di brutto, ragazzi. Ok, andiamo avanti di qua. Qua siamo a posto. Adesso qua il Forester Lodge l'abbiamo fatto. Il trading post, dobbiamo pensarci. Cibo l'abbiamo finché ne vogliamo. Visto che abbiamo tutto sto cibo, direi di pensare a come fare il trading post. Il trading post quanto cazzo costa in termini di risorse? Sto finendo, vediamo un po'. C'è poco legno. Se devo tagliare qua, andranno a tagliare, sono in 3. Teniamo via un builder, mettiamolo in 4. Il trading post quanto costa? Vediamo un po'. Dov'è che era il trading post? Trading post. È questo. Costa 82 di legna, che non ce l'ho. 80 di pietra, madonna. E 40 di ferro. Aspettiamo un attimo. Use to provide. Stockpile, questo va bene, il magazzino. A questo punto qua direi di andare avanti con, non so, una scuola o un comune. Anche questo dovrebbe portare nuovi. Questo però serve un casino di roba. La cappella, un casino di pietra. E il cimitero. Beh, il cimitero si può fare, però, perché poi muoiono, si incazzano. Beh, sono ancora giovani però adesso. Sono ancora giovani, sono ancora giovani. Aspettiamo un attimo. Quindi su cosa viriamo a questo punto? Beh, il tailor ci può stare, per avere delle cose. Facciamo il tailor. Quanto costa, scusami, il tailor? Le altre cose le ho già costruite. Ok, 48 di pietra ce l'ho quasi. 16 di ferro. E dobbiamo anche la legna. Bisogna far legna qua, ragazzi. Lo mettiamo qua. Facciamo con la R. Tutto qua ce lo messo la strada, quindi possiamo. Ecco. Tac. Lo faremo qua, adesso lo mettiamo in pausa. Siamo in autunno, io direi di levare un po' di farmer e mettere tutti a lavorare. Lasciamone solo il minimo indispensabile per tenere le tre zone. Hunter, fisherman, io direi che anche il gutter. Beh, il gutter ce n'è solo uno. Forest al momento direi di mettere solo uno. L'erbalista solo uno. E buttiamoci a far legna. Poi qua volevamo aggiungere anche case, perché le case qua si stanno piano piano riempiendo, vediamo. E però Ethelman resiste. Il ragazzo dov'è che è? C'ha tre. È un po' malato, secondo me fa troppe chiavate e poi non usa le dovute precauzioni. Probabilmente ha preso anche la sifilide. Educato sì. Vado a prendere un turno. Non sta benissimo Ethelman, sono un po' preoccupato. Qua sono entro in 2, qua sono entro in 3. 34 questo comincia a avere. Vabbè, passa il tempo quando ci si diverte. 32, vabbè. Questo è un meccanico appena nato. Questi sono due uomini che abitano. Qua comincio a preoccuparmi anche da abitudini strane, diciamo. Qua sono rimaste fuori le pere. Che cazzo è successo? Le pesche. Comunque adesso poi costruiremo qualche altra casa. Questa sta benissimo. Cioè, ma andiamo a fare sti alberi qua? No? Ma che cazzo stanno facendo?
La Borra cosa cazzo stanno facendo? Questo chi è? Vedi. Mettiamo un po' la velocità. Ah, eccoli qua che tagliano, oh, finalmente. Più legna per tutti. Poi ci saranno le cave da costruire per rimediare ferro e tutto quanto ci serve, ferro e pietre, senza andare a pescarlo nelle varie zone. Qua sta lavorando, sì. Qua sta lavorando, sì. Perfetto. Facciamo una bella pulizia lì. Qua c'è anche del ferro, non so se l'avevo selezionato. Rimettiamo a selezionarlo. Perfetto. Va via. Perfetto. L'inverno sta andando via bello tranquillo. Senza problematica alcuna. Anzi, qua c'è cosa si dice? Sta finendo il log. Stiamo provvedendo a... Io direi di mettere un forester in più a sto punto, visto che siamo in tanti qua. Ok. Puliamo tutto, ragazzi. Sì, una bella svegliata. E poi costruiamo il Taylor. Taylor, vai. Una volta costruito il Taylor, questo, quando c'è questo simbolo qua vuol dire che ha raggiunto il massimo tool limit, ed il massimo consigliato costruito l'ha raggiunto, quindi è arrivato a 50 di tool e lui si ferma. No, 150 mi sembrano troppi. Facciamo 100, ma no, facciamo anche meno. Fai una 70, dai. Poi ti fermi. Dai, vai avanti. Questo non ha più legna. Attorno la legna, perché come il pane. Anche perché stanno... No, non ho ancora fatto niente qua. Sì, aspetta, aspetta, aspetta. Fermati un attimo qua, fammi capire. Siamo in Early Spring, quindi bisogna aumentare i farmer assolutamente. Metterne 6, così almeno lavorano 2 per ogni campo e ci stiamo dentro. Dunque 4 lavoratori fanno bene. I builder dopo lo aggiungiamo. Stanno finendo di tagliare tutti questi alberi. Non c'è fretta alcuna. Ethelmer si è sposato. Niente, non si è sposato nessuno. Ethelmer è nata Windel e Princesca. Vediamo un po'. Princesca è nata qua. Bestia. Quanto sei arrivato di... Ma direi che possiamo anche mettere un 50. No, metti 50. Teniamo 50 adesso e direi di questo di levarlo da qua e mandarlo a lavorare in miniera in Belgio. Ok. Un altro netto lavoratore, quindi siamo in 6, perfetto. Perfetto, siamo a un totale di 31. Siamo al quinto anno, la quinta primavera, 31 persone. Per adesso non è morto nessuno, speriamo. Qua la produzione va alla grande, qua anche, qua anche. Qua sta lavorando un erbalista. Non, scusi, un erbalista, un gatter e un... Qua direi di metterne 2, dai. Così lavora meglio, ok. Qua stiamo rimuovendo tutto. Perfetto, perfetto. È nato anche Glennifred, grandissimo, e sta punciando come i bastardi. Incredibile. Cercheremo adesso di fare magari anche un altro campo di questo genere qua, però adesso vabbè, il cibo ce l'abbiamo finché ne vogliamo, è che comunque bisogna una certa varietà per tenere, vedete, 4 e mezzo adesso di salute, quindi cibo, guardate quanto ne abbiamo, 2280 storie nei nostri magazzini. Bisogna cominciare a pensare al trending post. Adesso facciamo questo, il Taylor. Vedete che i log non bastano mai. È entrato in una valanga, ma adesso sto facendo lavorare anche questo qua, scusa, quel maledetto qua dovrebbe portare dei log. Sono in 2, cazzo. Dai sveglioni, dai. Fate qualcosa. Servono 32 e io magazzino ne ho e firewood non conta, c'è 300 di limite. Io adesso questo lo toglierei da qua, così almeno non mi continua a consumare log, maledetto. La Rai
È nato, ah, è diventato adulto, bravo la Rai. Lavora, lavora la Rai, lavora. Tagliamo gli ultimi alberi, poi facciamo il Taylor. E poi siamo a posto. Siamo a posto. E poi direi di produrre anche altre case, che comunque finché nascono bambini vuol dire che è una buona cosa, vuol dire che siano spazio, perché quando se non nascono di solito è perché manca, appunto, o sono tristi o non stanno bene, vedo che questo è 4 e mezzo, qua devono essere tranquilli, oppure non hanno la salute. Vedete, portano qua tutto il materiale, perfetto, mettiamo un paio di lavoratori a lavorarci. Così portiamo a casa anche il telo, lo mettiamo lì e fa le cose per l'inverno. Se la sta facendo perfetto. Vai, quella apposta, quella apposta. Poi direi di produrre, appunto, di fare, servirà poi in futuro le cave di ferro e di pietra, così non ho più problemi ad andare a beccarle in giro. Non solo capire dove farle, si può farle anche qua in fondo, bisogna vedere dove ti dà anche la possibilità di farle, perché la cava va fatta dove c'è la montagna, quella di ferro, se non ricordo male, diciamo di aver letto così. Un altro adulto, 5, ok. Produzione qua al 66%, siamo late summer, quindi adesso cominceranno a tagliare. Sì, ma tanto comunque va bene, cioè per quelli che siamo noi in questo momento il cibo è più che sufficiente. Firewood per l'inverno ce l'abbiamo 39, quindi direi tipo di metterlo sotto a lavorare qua. Rimettiamolo sotto. Tool dovremmo avercene. Dove li tengo i tool? Non ho capito dove si leggono i tool. Qua? Iron 52, sì. Aspettiamo a mettere il blacksmith. Adesso mettiamo subito, appena finito qua, a lavorare il tailor. Così almeno non abbiamo più problemi anche dal punto di vista di freddo per l'inverno. Ancora ha raggiunto il limite. L'erbalista ha raggiunto il limite di erbe, quindi lo possiamo anche levare per adesso. Così fa altri lavori. Questo ha raggiunto il limite. Quanto è il limite? 300. Fai un bel 400, va di. Dico, se ogni volta mi tocca rimetterti, toglierti e rimetterti. Qua stanno raccogliendo, perfetto. 65% di produzione, 50%. Sì, comunque il cibo ci basta in maniera incredibile, guardate qua. Possiamo stare tranquilli, tranquilli, tranquilli. Qua siamo pronti. Ok. Hide cotter proprio il vestito, ho capito. Vedete che si può fare anche la lana, ma noi le pecore non le abbiamo, quindi ci attacchiamo al cazzo. Sì. Direi che qua si può anche rallentare un attimo adesso. Perfetto. Siamo in tardo turno. 100 erbe ce l'abbiamo. 0 pazienti, addirittura la salute adesso è salita a 5 cuori. Quindi siamo abbastanza tranquilli che stiamo in forma come delle bestie. Mentre io intanto studio dove va Ethelmer. Ethelmer sta benissimo, Ethelmer, ragazzi. Ethelmer sta benissimo. Adesso fa l'hunter, ha cambiato anche lavoro. Questo è uno di quelli che deve essere di una di quelle società lì che ti lavora il lavoro temporaneo, perché vedo che cambia lavoro come ridere. È contentissimo, sta benissimo, 33 anni. Se li supera, speriamo. Grande Ethel. Personaggio veramente simbolo. Ah, sta prendendo qualcosa da mangiare, guardate, fa tutto quello che fa. Simbolo di questo gioco, Ethelmer, veramente. Chissà perché è stato bannato, lui avrà scritto qualche bestemmia su qualche forum, non lo sapremo mai. In ogni caso direi che questo terzo episodio si può concludere qui. Quindi prossima volta vedremo di avanzare e di costruire sto maledetto trading post che costa una fucilata. Un saluto dal Duca, alla prossima, ciao!